Buongiorno imprenditori che cambiano e bentrovati ad un'altra puntata di Branding Tour. Oggi abbiamo ospite un'imprenditrice di grande valore ed è Paola Mortara, CEO di Phoenix Digital Group. Ciao Paola e benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti, grazie, grazie per questo invito. Paola, noi con Branding Tour raccontiamo le storie delle imprese belle, come le chiamiamo noi, quelle che hanno lavorato sulla loro identità, sui loro valori, che hanno una finalità nobile, no? Mi piace dire. È un percorso da raccontare che possa essere utile anche ad altri imprenditori. E quindi oggi ho pensato di invitarti perché tu e il tuo team lavorate davvero molto per essere di valore ad altri imprenditori nel tuo settore, che è quello della stampa digitale di grande formato. E quindi lascerei a te la parola per raccontarci un po' come nasce Phoenix e la tua avventura imprenditoriale. Grazie, grazie mille. Noi siamo un'azienda che nasce nel 2009, subito dopo la crisi epocale che pensavamo fosse la più grande che noi avremmo mai visto, ma invece quest'anno siamo stati sfidati altrettanto. Noi siamo nati nel 2009 appunto con una caratteristica, un modello di business che è molto diverso da quello standard del nostro settore ed è un po' la nostra caratteristica. Noi amiamo chiamarci partner tecnologico invece che rivenditore di tecnologie perché abbiamo una missione ben precisa che è quella di supportare tutti gli imprenditori che stampano in digitale o che vogliono stampare in digitale a incrementare i loro fatturati, ampliare il loro business, ridurre i costi e sfruttare tutte le opportunità che questo mercato fantastico in continua evoluzione offre. Lo facciamo attraverso la vendita di tecnologie sempre all'avanguardia e lo facciamo con un approccio consulenziale molto specifico che noi chiamiamo tailor-made sulle esigenze dei clienti. Un tempo lavoravamo al 99% nel mercato del visual communication, quindi tutto quello che è allestimenti, decorazione automezzi, l'autofoam, appunto allestimenti anche di negozi oltre che fieristici, e da qualche anno ormai abbiamo approcciato finalmente il settore industriale che ha sempre più bisogno di personalizzare per aumentare il valore dei propri prodotti e quindi distinguersi in maniera importante rispetto ai prodotti di massa che arrivano dal Far East. Quindi il nostro impegno è proprio quello di supportare gli imprenditori a aggiungere valore a quello che loro fanno attraverso il colore, di qui quindi la stampa. Di qui il titolo anche di un nostro recente libro che è appunto Più colore al tuo business, quindi aggiungi la personalizzazione a quello che fai. Come Titolo mi piace moltissimo perché tutte le aziende avrebbero bisogno di aggiungere più colore e distinguersi, no? In qualche modo. E, Paola, quali sono le sfide, diciamo, più grandi che voi avete dovuto affrontare e anche come le avete superate? la sfida più grande è stata quella contro noi stessi e il modello di business imperante nel nostro settore, che è quello di vendere tecnologia come mezzo per poi vendere consumabili, quindi inchiostri, materiali di consumo al cliente. Noi abbiamo sempre ritenuto che questo svilisse il valore di quello che noi amiamo fare, perché la vendita di commodities, qual è quella di inchiostri e materiali di consumo, non ti dà modo di aggiungere nulla a quello che fanno gli altri, se non magari un servizio di consegna migliore o cose di questo tipo. E non ci è mai piaciuto. Quindi la nostra sfida più grande è stata quella di decidere un giorno che avremmo smesso di fare questo. Quindi noi ci saremmo dedicati da domani semplicemente alla vendita di tecnologie e consulenza, lasciando quello che è il business imperante di tutti, cioè la vendita dei consumabili, che nel fatturato dei nostri competitor ha un rapporto 80 su 20, quindi è la stragrande maggior parte del loro fatturato. Quindi noi abbiamo deciso di puntare su quel 20, cioè di specializzarci in quel settore più difficile, che è quello della consulenza, della tecnologia, che richiede più sforzo, ma che dà anche tanta più soddisfazione. E quindi quando abbiamo iniziato a interrogarci su questo aspetto, non è stato facile trovare e allinearci tutti noi fondatori dell'azienda per andare in questa direzione. Infatti, poi qualcuno ha
alla fine anche rinunciato, perché è molto più complicato. È molto più certo, anche perché avete completamente ribaltato, no? Un modello di business consolidato nel vostro settore per andare a cercare una nicchia, no? Un qualcosa che vi potesse veramente differenziare. Quindi ma, poi quando sei il primo fuori dal coro è anche più difficile, come dire, fare questo. Infatti, adesso che tu lo dici, che non ci ho mai pensato, che abbiamo ribaltato, effettivamente il nostro fatturato è 80 tecnologia, 20 inchiostri, perché ovviamente abbiamo dei marchi esclusivi, quindi vendiamo gli inchiostri di questi marchi. Però in effetti è ribaltato, non ci avevo mai pensato in questi termini. E sì, questa è stata la sfida più grande. Convincerci, convincere il nostro team e poi essere autorevoli sul mercato con questa scelta, che all'inizio ci dicevano tutti che eravamo matti. Certo, è normale. Anche noi all'inizio dicevano che imprenditori che cambiano, che le persone non cambiano, Paola. Invece il nostro nome è il nostro meno successo. Che le persone possono cambiare. Assolutamente, sì. Senti, voi siete un vero e proprio partner tecnologico, no? Che è un po' quello che tu ci dicevi per le aziende che lavorano nel settore della stampa digitale. E avete sviluppato un metodo misurabile, perché è un po' quello che dicevi tu, cioè voi volete andare oltre la fornitura delle soluzioni digitali, ma dare proprio valore agli imprenditori, e so che li accompagnate nel far crescere anche il loro business giorno dopo giorno. Come funziona questo metodo? Raccontamelo un po'. Noi abbiamo chiamato metodo recentemente perché per tanto tempo abbiamo seguito un po' un nostro modus operandi, finché un giorno parlando tra di noi ci siamo detti vabbè, ma questo metodo però andrebbe applicato anche a... E quindi da lì è nato metodo e abbiamo poi alla fine standardizzato questo che noi chiamiamo metodo Phoenix, che consiste in una serie di step con cui noi affrontiamo i nuovi clienti o i nostri clienti che rinnovano tecnologia. Il nostro settore è abbastanza comune ogni 18 mesi rinnovare la tecnologia o affiancarne di nuova, proprio perché è un mercato che evolve velocemente, quindi gli strumenti più innovativi ti danno più possibilità. E abbiamo formulato questo approccio ai clienti per andare a comprendere quali sono i loro punti di forza per potersi differenziare rispetto ai loro competitor locali, perché ovviamente noi lavoriamo su tutto il territorio nazionale, noi conosciamo un po' tutti i mercati anche locali e quindi abbiamo idea di quelli che sono i fattori differenzianti un po' in ogni parte. E la cosa che ci colpisce sempre è che le stesse tecnologie, gli stessi prodotti in diverse parti d'Italia vengono posizionati, venduti in modo magari anche diverso. Quindi quello che facciamo con i nostri clienti è quello di andare a analizzare la loro situazione di mercato, il loro posizionamento consapevole o inconsapevole e i loro punti di forza per poi creare insieme a loro una strategia di marketing che li supporti nel potenziare i loro punti di forza, il loro X factor, e poi su quello costruire il resto della produzione aziendale, quindi se sono più bravo, più efficiente nel fare determinate cose, andare a comunicarle nel modo migliore e puntare su clienti interessati a quei prodotti, quindi cose che molti nostri clienti, che sono piccole, medie aziende, a volte anche piccolissime, non riescono a organizzare, perché l'imprenditore fa 300 cose, lo sappiamo, quando l'azienda nasce, cioè, gli imprenditori fanno di tutto. E anche nel nostro caso abbiamo l'imprenditore che stampa, che vende, che consegna. Quindi è difficile magari staccarsi per concentrarsi in quello, questo dicevo che voi siete un'azienda di valore, no? In questo senso, cioè oltre la soluzione digitale. Beh, noi li obblighiamo un po', per spiegarlo a noi, a analizzarsi e capire effettivamente, staccare un attimo e capire effettivamente come poter ottimizzare i propri valori. E poi da questo li supportiamo nella creazione di una campagna appunto di marketing, creiamo insieme a loro i listini di vendita, andiamo ad analizzare quelle che sono le loro esigenze produttive, e chiaramente
li seguiamo in tutto il percorso di scelta della corretta tecnologia per quello che hanno in mente di voler fare, per l'obiettivo che vogliono raggiungere attraverso tutta una serie di test, prove, lanci di piccole produzioni presso i nostri showroom, in modo che abbiano la possibilità di fare una scelta consapevole, sicura, misurata in base alle loro possibilità. E li accompagniamo poi nella parte finanziaria, quindi quella che è l'analisi di tutti i costi, in modo da poter presentare un business plan a chi si dovrà finanziare l'investimento. Le nostre tecnologie sono spesso molto costose, quindi è necessario un business plan dettagliato che spieghi i vantaggi a cui l'azienda va incontro, quali sono i costi, qual è il ritorno dell'investimento, e quindi li accompagniamo in questo percorso a creare un business plan, tante volte per la prima volta, e poi arriviamo al momento in cui andiamo a installare. E quindi da qui quello che noi nel libro abbiamo chiamato anche il momento della verità, cioè il momento in cui il cliente finalmente ha il suo strumento nuovo tra le mani e inizia con i nostri tecnici la fase di presa di confidenza e poi di stampa di piccole produzioni, campioni, eccetera. E questa è la parte più delicata, perché chiaramente i risultati devono matchare le aspettative, e non è più solo spesso l'imprenditore coinvolto, ma il team, perché la stampante arriva a casa loro, quindi stravolge un po' quello che stavano facendo. Quindi il nostro ruolo non è solo quello di attaccare la spina, montare le testine, spiegare come funziona, ma è di aiutarli a inserire la stampante all'interno del loro processo produttivo nel modo più semplice possibile per tutti, che sia un valore, non un danno, che faccia perdere tempo. Da supportare, quindi adattarli, li aiutate ad adattarsi a questo cambiamento e tutto il team, in modo che possa prendere confidenza con il nuovo strumento, insomma, il nuovo macchinario. Sì. Senti Paola, mi hai già anticipato qualcosa di questo libro, di cui sono molto curiosa, perché al di là del titolo che mi piace molto, so che racchiude, no, in pratica tutto il metodo di cui tu un po' ci hai già parlato. E la mia domanda è: come vi è venuto in mente di scrivere un libro e perché avete deciso di farlo? Come ci è venuto in mente non lo so. Probabilmente quando abbiamo iniziato a preparare quelle che poi sono le nostre tabelle, le cose che gli esercizi che facciamo con i clienti quando li affianchiamo per aiutarli a più velocemente arrivare alle intuizioni, ci siamo detti: ok, abbiamo tutto questo materiale, abbiamo tantissimi anni di lavoro in questo mercato, creiamo un manuale per chi si avvicina a questo settore, ma anche per chi già lavora nella stampa digitale e sta cercando nuove ispirazioni, una struttura da seguire per poter migliorare. E infatti ci sono all'interno del libro anche tantissime case history di clienti, non solo del visual communication ma anche del mondo industriale, che sono partiti insieme a noi da un'idea e poi hanno realizzato un progetto, a volte molto molto difficile e sfidante. Questo per far capire che il digitale ormai è una realtà, che possiamo toccare tantissimi settori produttivi, e quindi è un'opportunità per tutti quelli che vogliono aumentare il valore del loro prodotto. E non è un libro che ho scritto io, è un libro che abbiamo scritto in cinque all'interno dell'azienda, ognuno con una sua specifica specializzazione, quindi dalla revendita al marketing, alla strategia, alla parte della consulenza tecnica. Quindi è stato, come qualcuno ha detto, un lavoro corale a 10 mani, più la supervisione delle nostre persone del marketing, che ha tirato le fila per tutto il tempo con una forza estrema per riuscire ad allinearci, mettere insieme tutti i pezzi, fermare tutti quelli che dovevano essere fermati per poter finire il lavoro, anche perché oltre al libro c'è tutta un'area digitale, quindi attraverso il QR code si può accedere alla parte interattiva, se vogliamo, del libro, dove ci sono dei video che spiegano tutta una serie di tecniche, o comunque anche di approcci diversi
al marketing rispetto a quello che tradizionalmente viene fatto nel nostro settore, con tanti esercizi da fare insieme al team, perché da parte degli imprenditori, perché comunque fermarsi e ragionare con chi la vede magari diversamente all'interno dell'azienda, perché non è in produzione, non è nelle vendite, è utile. E quindi c'è questa doppia valenza del libro che è un po' scritto, e poi c'è tutta questa parte online che è un po' un valore aggiunto che abbiamo voluto dare anche proprio per rendere più interessante la lettura. Anche più interattiva, e quindi dare modo agli imprenditori di lavorare con il team e anche di contaminarsi, no, tra di loro, perché poi lo scambio delle idee, quello che dicevi tu, tra reparti diverse, persone diverse, è fondamentale, insomma, arricchisce. Esatto, l'abbiamo sperimentato noi stessi, lo vediamo nelle aziende che frequentiamo, che è così, e quindi abbiamo più volte sproniamo i nostri imprenditori a uscire, no? Alzare la testa dalla stampante, diciamo noi, di stampare, e fai networking, frequenta persone diverse che ti possono dare idee diverse. Assolutamente, quindi un libro tutto dedicato proprio agli imprenditori della stampa digitale. È già disponibile questo libro, Paola? Sì, il libro è già disponibile su Amazon, tra l'altro siamo stati best seller per 4 giorni, siamo contentissimi, più di 400 persone lo hanno scaricato, e c'è la possibilità di iscriversi a una lista e riceverlo gratuitamente non appena uscirà dalla sala stampa, appunto, pagando solo le spese di spedizione. Quindi abbiamo una lista per questo, direi che nei prossimi giorni sarà disponibile. Lo stiamo aspettando, perché, come puoi immaginare, per noi, a parte la prima coppia che abbiamo già visto, però vedere il bancale quando arriverà sarà un'emozione. Beh, quindi, certo, assolutamente un'emozione enorme. E Paola, quando ci sarà questo link, se vorrai condividerlo, insomma, noi possiamo inserirlo anche nei commenti, così se c'è qualche imprenditore che vuole approfondire e prendere, appunto, acquistare questo libro, avrà occasione di farlo attraverso questa intervista. Bene, molto Paola, ringrazio davvero tanto per essere stata qui con noi oggi, per averci raccontato la vostra storia. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa iniziativa del lancio del libro, perché so che ci saranno tanti appuntamenti, no? Sì. E continuerò a seguirvi in questo viaggio, questo vostro viaggio. E ti saluto e ti ringrazio tanto per essere stata qua con noi oggi. Ringrazio io te, la ringrazio tantissimo di questa opportunità. Ci faremo assolutamente vivi non appena avremo i libri cartacei, così possiamo nei prossimi giorni anche approfittare della vostra ospitalità e gentilezza per farlo diffondere sempre di più. Ti ringrazio e alla prossima. Grazie. Ciao. Paola. Ciao. Imprenditori che cambiano, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e aspettarvi alla prossima intervista di Branding Tour. Alla prossima. Grazie, arrivederci a tutti.